E con questo fanno 5. Tanti i risultati utili consecutivi del Catania che ieri sera a Roma ha inchiodato la Lazio sul pareggio, ancora una volta in rimonta come era avvenuto sabato scorso a Firenze. All'Olimpico, 1-1 il punteggio finale, i rosso-azzurri hanno fornito un'altra prestazione convincente, tale da dimostrare come meritino ampiamente l'ottavo posto in classifica. Partita in salita quella del Catania, sotto di un gol poco dopo il quarto d'ora, quando Close, di testa, corregge in rete il cross ben calibrato da Brocchi. Reagiscono i rossoazzurri e mettono più volte alle corde i padroni di casa, che guardano già al primato solitario. Non hanno fatto i conti però con il Catania, la cui offensiva si fa sempre più travolgente. Non a caso alla fine il conto dei calci d'angolo sarà di 8-3 per la squadra etnea. E questa offensiva si traduce nel gol del pareggio al 18° della ripresa, quando Berghessio fa centro da posizione favorevole e rimette il punteggio in equilibrio. Quando stavo arrivando all'estadio pensavo un po' in questo stadio mitico, no? Per l'Argentina ancora, anche una partita incredibile per me, marcare, segnare, no? È importante. Centrato il pareggio, i rossoazzurri non soffrono più di tanto il ritorno degli avversari, grazie anche alla buona vena del portiere Handukar. L'importante è che questa squadra ha il pensiero di che può vincere ovunque e quindi quello è quella mentalità che ci vuole per affrontare questo campionato. Noi andiamo avanti per la nostra strada, pensiamo a noi, a migliorare ogni giorno e speriamo continuare in questa maniera. A fine gara, pacata la soddisfazione dal tecnico Montella che, assieme alla squadra, è proiettato al prossimo impegno, già sabato al Massimino con un'altra grande, il Napoli. Abbiamo faticato la prima mezz'ora a capire la partita. Anche se la Lazio giocava nello stesso modo con cui giocava la Fiorentina. All'inizio del secondo tempo siamo stati molto aggressivi e abbiamo meritato il pareggio. Probabilmente abbiamo anche legittimato, probabilmente con un pizzico di bravura e di fortuna in più, per non dire altro, potevamo anche vincere la partita. Ciclo di ferro in perfetta media inglese, ipotesi che francamente alla vigilia non molti avrebbero ritenuto credibile. Eppure tra Inter, Fiorentina e Lazio, il Catania mette insieme 5 punti, confermando solidità e nuove ambizioni. Anche ieri all'Olimpico, grande gara dei rossazzurri di Montella, uno che fa punti ma anche a tratti spettacolo e che anzi lamenta una serie di cose che a suo giudizio ancora non vanno, dando così la misura di quanto ancora la squadra possa migliorare. Contro la Lazio, pur nella solita emergenza e senza il giocatore considerato il migliore finora, il Papu Gomez, la coppia avanzata Berghessio-Lopez ha funzionato, così come in generale il 3-5-2, e in vista dell'anticipo del Massimino sabato col Napoli non si può che essere ottimisti. Montella tuttavia sottolinea. Di fronte avevamo una squadra che si giocava al primo posto, probabilmente insieme all'Udinese era la squadra più in forma del momento, all'Olimpico, quindi si devono analizzare la mia, insomma, il Catania, c'è grande soddisfazione, anche se abbiamo bisogno di assolutamente di capire i momenti della partita, di non prendere delle sberle per poi reagire, ma dovremmo mettere in campo dall'inizio quello che poi riusciamo a sviluppare durante la partita. Sfida del